Thank you.
E allora saprova. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Intail. Io sono il vostro zio Gabrio e bentornati appunto sul canale di Intail. Buongiorno a tutti. Sarò async? Lo scopriremo solo durante la live. Buongiorno, come state? Spero tutto bene. Ovviamente non ho capito perché io quando faccio queste live il mio microfono decide in automatico di abbassarsi da solo ogni 30 secondi. Comunque, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Come state? Come state? Spero che la vostra settimana stia andando nel migliore dei modi. Siamo arrivati a giovedì. Giovedì ci piace. Giovedì ci piace, il giovedì ci piace perché? Per vari motivi. Allora, uno. Giovedì ci piace perché abbiamo scavallato la metà della settimana. E due, c'è Navigavia. Io da grande fan di Navigavia non aspetto altro in settimana. Eh? Buongiorno comunque, buongiorno e ben ritrovati qui sul canale di Intail. Oggi ci facciamo una chiacchiera per quanto riguarda appunto il Midnight Hall, la campagna a tema Harry Potter che stiamo portando in questi giorni, in queste settimane sul canale di Intail. E niente. Buongiorno. Ora, non so questa mattina chi verrà a farmi compagnia nelle chiacchiere, però vabbè, aspettiamo, magari qualcuno arriverà. Chi Ovviamente, ragazzi, ovviamente ci tengo a dirvi che questa chiacchierata avrà degli spoiler. Quindi avrà sicuramente degli spoiler, ragazzi. Quindi se non avete ancora visto il secondo episodio, vi consiglio magari di recuperare questa live dopo la visione dell'episodio, che dovrebbe essere, tra l'altro, è già recuperabile qui su Twitch, ma sarà recuperabile anche e commentabile tramite commenti. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre di commentare e mettere mi piace ai nostri contenuti sul canale YouTube che si chiama appunto Intail TV. Quindi su Intail TV, ragazzi, voi potete tranquillamente poi recuperare tutte le nostre campagne. Da oggi alle 14 sarà appunto disponibile anche su Intail TV. Quindi tanta roba. Io qui
un casino della Madonna perché sto dipingendo elementi scenici in questi giorni. Per chi mi segue anche sul mio canale Twitch sa che sto appunto dipingendo elementi scenici per un gioco di miniature, quindi oggi c'ho la tastiera lì in fondo, è scomodissimo. Però per fare la chiacchiera non serve, capito? Non serve la comodità, anzi. Nel caso, ragazzi, il mio microfono si dovesse abbassare, voi avvisatemi che io lo rialzo, eh? Quindi nel caso ditemi se va bene il microfono o no. Quindi siamo arrivati alla seconda puntata di 4. Siamo arrivati alla seconda puntata di 4. Questo che cosa vuol dire? Beh, innanzitutto che mancano due puntate, quindi... Ma devo dire che i giocatori si sono ben, ben gestiti alcune situazioni a cui li ho messi davanti. Mi sono molto contento, molto molto... Non so se ho aggiornato il nome della live, ecco. E, visto che c'è spoiler libero, vorrei fare una domanda. Sara sa che il suo personaggio non è morto? Certo. Cioè, oddio, al momento non è morto, nel senso che io ho parlato con Sara per farle delle proposte per quanto riguardava questa campagna e ovviamente Sara è aggiornata su quello che succede al suo personaggio nel momento che lei non è... Scusatemi, ma stamattina sono un po' rallentato. Quello che appunto succede a Sara nel momento che lei non è in game. Questo perché? Perché se appunto questa stagione, che è ancora la prima, vi ricordo, anche se questa è la seconda parte, quindi magari molti pensano che sia la seconda stagione, ma... Scusate un secondo. Oh, mia madre ha un attempismo. Gli dico, mamma, io dalle 11 all'una sono in live, 11.03. Cioè... E mi scrive, mi puoi telefonare? No, mamma, non posso telefonarti. È la Marisa, ragazzi, che vi devo dire. Non ci arriverà mai che io dalle 11 all'una tutti i giorni sono in live, Prima o poi... Io spero che prima o poi ci arrivi, però non si sa mai. Quindi, cosa vi stavo dicendo? Sì, Sara è aggiornata su quello che succede al suo personaggio. Non è detto che ci sarà una seconda stagione, non è detto che nella seconda stagione ci sarà Sara... Però, ragazzi, io tengo sempre aperte tutte le porte, ok? Tengo aperte tutte le porte possibili per le eventuali nuove stagioni, se appunto se dovesse andare bene e tutto. Sono sovraesposto. Ragazzi, io non sono ricco, non ho le fotocamere come c'hanno tutti gli streamer ricchi, io ho una webcam del cazzo, quindi quello è. Sarò sovraesposto per tutta la live, quindi non ci posso fare niente. Detto questo, io sono qui oggi, se poi arriverà qualcuno, ne parleremo anche con gli altri giocatori. Sono qui oggi per rispondere alle vostre domande. Quindi ragazzi, questa è la live giusta, perché noi durante il pre-show ci facciamo una chiacchierata di mezz'oretta. Qui abbiamo un paio d'ore, quindi se volete fare domande sul manuale, sul tipo di gioco, su questo, questo e quest'altro, questa è la cosa migliore. Tra l'altro ho finito il mio acrilico grigio, ma fortunatamente ne ho un altro tubo. Quindi ragazzi, approfittatene appunto in questa live, perché poi il giovedì, scusatemi, il martedì è sempre un po' complicato pre-live fare una chiacchiera. Perché? Perché abbiamo solo mezz'oretta, ok? E quindi... Buona mattina, dice Luke. Dico solo che l'idea del drago è stata geniale. Personalmente ho sempre adorato tutta la questione dei draghi del mondo di Harry Potter. Mi fa molto piacere. Allora, in realtà, lì loro avevano praticamente un bivio, ok? C'era la possibilità che loro non venissero sgamati. Perché? Loro sono stati sgamati per... Il fatto che Luli ha provato a incantare uno dei tizi sotto. Quindi ha fallito il tiro di dado. Era un tiro molto difficile, ragazzi. Quindi loro sono stati scoperti. Se loro fossero rimasti nascosti nello sgabuzzino dove erano nascosti, dopo un po' sarebbe arrivato Totti, gli avrebbe detto: ok, raga, sono andati tutti via. E loro sarebbero
potuti tranquillamente scendere, sarebbe stato tutto libero, liberare gli animali e fare tutto quello che potevano fare. Il problema è stato appunto che loro hanno provato a fare l'incantesimo e quindi l'incantesimo è fallito. Io ho dovuto dare una, come si dice, una, ho dovuto creare un altro tipo di gioco. Quindi, infatti, molti ho visto che in chat scrivevano: ah, il master ha punito. No, ragazzi, il master non punisce. Io non punisco i giocatori, ok? Io creo gioco. Il master buono che ti fa passare tutto non è un buon master, secondo me, lo ricordo sempre. Io preferisco che i giocatori paghino, tra virgolette, le scelte che fanno. Quindi se un giocatore mi fa una cosa sconsiderata, è normale che il giocatore venga, appunto, gli venga creato gioco intorno. Non è punire il giocatore. Domanda per la puntata di martedì. Potevano sfruttare gli asticelli per liberare tutti gli animali nel covo di Nocturne Alley? Buonissima idea, non mi era venuta in mente, lo ammetto, non mi era venuta in mente, però come voi ben sapete, gli asticelli sono molto bravi a scassinare le serrature. Ora, loro dagli animali giù, le gabbie potevano provare ad aprirle con degli incantesimi, ma effettivamente gli asticelli avrebbero potuto aiutarli ad aprire le gabbie. Infatti ho letto un paio di commenti che dicevano: ma gli asticelli sono bravi ad aprire le serrature, scappano dalla teca di vetro. No, è una teca di vetro che va sollevata per liberarli. Quindi, però mi fa piacere che qualcuno appunto abbia pensato a questa cosa qua. Io stavo pregando per un tiro alto di Lucone con la bacchetta. Finalmente sarebbe crollato un edificio per colpa, non per colpa di Gabri e Simo. Allora, ecco, quella situazione lì. Quella situazione lì, se Luca, come ho detto anche in giocata, avesse fatto un tiro alto, sarebbero successe cose. Posso dire che fortunatamente Luca ha fatto un tiro basso? Perché allora, già loro si sono persi un po' via con la roba lì dell'esplorazione del paiolo magico. Quindi io ho cercato anche di velocizzare un po' le cose a un certo punto. È normale, è il ruolo del master cercare di velocizzare a volte quando i giocatori si incaponiscono, tipo Andre, che no, ci deve essere un cioè è una roba oscura, no, Andre, non è una roba oscura. Il Rebellio rivela la magia, non rivela, si rivela tutta la magia. Poi ci sono i detector oscuri che rivelano la magia oscura, ma quello è un altro discorso. Però devo dire, raga, che io avevo preventivato 5 sessioni, lo ammetto. Però, soprattutto dalla prossima sessione, la seconda sessione è stata un po' più lenta, un po' più. Perché? Vi spiego. Anche per una questione di stanchezza dei giocatori, nel senso che noi abbiamo giocato la prima sessione il sabato pomeriggio e il sabato prepranzo e la seconda post pranzo, comunque sul serale. Quindi c'era per esempio Simone che aveva sonno perché aveva magnato. Ciao, E l'ho buttato dentro così, senza avvisarlo. Ma che bello. buongiorno. No, Io ti avverto, Gabrio. Ho seriamente timore che si stiano per sfondare il muro. Vabbè, è per quello che tu devi stare in live oggi, così lo vediamo in diretta. Ok, sì, no, se succede sposto la telecamera. Io non so se senti già dei rumori. Ci sono dei momenti in cui No, trema rumore al tutto. momento no, al momento no. Perché ce le ho tutte. C'ho la stampante 3D accesa, che c'è Luca che sta stampando sto cazzo di casco del Mandaloriano nuovo. Ce n'ha Poi 46 ormai a casa di caschi del Mandaloriano. sì. Poi c'è un trapano che è proprio letteralmente dietro il muro e sta nascendo una nuova crepa. E ho veramente paura stamattina. C'è anche la nonna delle pulizie di là Beh, che allora, sta. ma è che giornatona preponderante. Sì, però sono qua, hai visto, te l'avevo promesso, vedo che Andros Io ho mandato un desaparecido. messaggio, ma desapare Sandros, quindi non. Forse dovrebbe arrivare Luli più tardi. Luca, giustamente, il giovedì mattina non c'è mai perché ha da fare delle robe con Chicco, quindi comunque di base non c'è, però. Tanto è babbano, che cazzo io vedi. Sì, è babano. Comunque, buongiorno a tutti, anche alla chat. Stavamo parlando in questo momento del il vostro procedere nella Sì. missione durante le sessioni, che dicevo che la seconda sessione, essendo stata girata sabato pomeriggio inoltrato, che eravamo già un pochino stanchini,
è un po' più lenta, ma poi domenica, quelle che vedrete appunto la terza e la quarta, siamo andati belli come i treni, belli lisci. Infatti abbiamo fatto 4 sessioni delle 5 preventivate. Quindi... Sì, è stato il top proprio così. Ok, adesso sento la combo trapano stampante 3D. e non è, e ti giuro, non è uno dei momenti in cui si sente di più. Cioè, io ho aspettato un po' ad entrare perché prima era devastante e sentivo dei rumorini tipo come se proprio dietro il muro stessero crollando delle cose, dei sassi. Sai quando senti proprio il cadere dei sassi? Sì, no, ma è tipo Indiana Jones. Tipo. Sì. Vabbè, dovevo andare. Io ormai la prendo sul ridere, ragazzi. Sì, no, mi fa troppo ridere questa situazione. Perché è incredibile. Io sono troppi mesi che subisco la subisco il bullismo del cantiere di fianco. Ok, no, è che sono dei rumori troppo strani. Non entrano nel microfono, ma è bella da prendere a ridere. Fai finta di niente. Quindi, signore e signori, diamo benvenuto a Simone per questa ultima live che potrà fare dallo studio di Intel. Potremmo dire in diretta. Non è detto che avremo... Cioè, tipo, già non vi confermiamo che probabilmente Simone nella live di Navigavia non ci sarà oggi pomeriggio, perché non sappiamo se sopravvive, quindi... Esatto, ma non sappiamo nemmeno se sopravvive lo studio a questo punto, perché... Vabbè, fortunatamente la live da Navigavia la facciamo, cioè mettiamo Luca come host da casa sua e la risolviamo, però è un po' scomodo. Sì, sì, la risolviamo facile per la live di Navigavia, poi per il futuro di Intel è un altro discorso. E quindi, signore e signori, se volete fare delle domande a Simone sulla campagna, sul suo personaggio, fategliele. Poi se arriva Luli, raga, ci tocca il background, io ve lo dico, gliel'ho promesso a Luli. Però finché non c'è Luli, approfittiamone. No, fare delle domande che non... il background di Luli. Hai detto? Non lo so, Simo. Ho già bevuto 3 caffè stamattina. Non riesco a svegliarmi stamattina. Beh, hai bevuto 3 caffè, non hai bevuto 3 negroni, voglio dire. Cioè, poteva essere peggio la situazione, no? Mi sarei svegliato di più. Allora, chiedono, curiosità personale, perché non ricordo, ma Magia Sinister aveva già aperto all'epoca? Non mi ricordo, ragazzi, ammetto che non mi ricordo, non vi so dire quando è stato aperto Magia Sinister. Vediamo, posso fare una piccola ricerca, però a prescindere comunque, ragazzi... Poco cambia, cioè Nocturnale sono tutti negozi così, sono tutti negozi di robe bruttine, ecco, quindi che sia Magia Sinister... È bello scavare e scoprire queste cose, perché vedi, dalla domanda sorge un dubbio, uno poi approfondisce. Ho un dubbio. Fondata nel 1863. E allora non era ancora aperto. Però raga, cioè, a Nocturnale... Nel canone di Gabrio, ricordiamoci sempre che la Rowling è quanto di più non canonico... È vero. ...in Harry Potter. Quindi se questo è quello che ha scritto la Rowling... Su Pottermore, Wizarding World, quello che cazzo è diventato, non significa che sia canonica. È esattamente come l'ultima trilogia di Guerre Stellari. Sì, è della Disney, sì, è della Lucasfilm, porta il nome di Star Wars, c'è Harrison Ford. Non significa che sia canonica, ragazzi. Mettetevelo in testa. Allora, poi diventa canonica se voi vi convincete che è canonica. È un po' come il credere nelle fate, se voi non ci credete. Ma poi cioè... quello che dico sempre io è l'ambientazione che di solito uso io quando gioco a questo manuale è metà e metà, nel senso che c'è sia roba dei libri che roba dei film, anche perché tipo le prime 2 stagioni che avevo fatto su questo manuale sul mio canale erano il fatto che la bacchetta di Sambuco fosse stata spezzata, cosa che succede solo nei film, perché nei libri la bacchetta di Sambuco viene rimessa nella tomba di Silente, quindi tutta intera. Però ci sta, raga, cioè ogni master si piglia le sue licenze polemiche. Cioè io ho un sacco di licenze polemiche. Quindi... Vabbè, ci sono persone a quali questa cosa potrebbe proprio dar fastidio, però raga, ricordiamoci che stiamo parlando di una giocata di ruolo... sul nostro canale, ambientata, ispirata a quel mondo. Sì, si può strabordare un po' in queste cose. Cioè, in Police Vanguard 2 Miami è esplosa, eppure era ambientata negli anni 80, eppure adesso c'è ancora Miami. Come la mettiamo? Cioè, dobbiamo far esplodere Miami, dobbiamo cancellarla dalle mappe perché abbiamo giocato sta cosa. Sembra un po' credo che Biden ci stia pensando comunque,
Quindi... E poi c'è questa domanda bellissima, senza senso. Perché io adoro quando mi fanno le domande così fuori contesto e senza senso. Ma il videogioco di Cthulhu? In che senso? Non lo so. Chiedo un contesto per questa domanda. Chiedo un po' un contesto. Il videogioco di Cthulhu? Ne hanno fatti tipo 30, quindi chiedo un attimo di contesto. Tornerà? Ah! Ma forse intendi... Non ho capito. È una domanda veramente complicata da rispondere. È come... Allora, ci sono delle volte che io cerco di rispondere un po' a tutti, no? Non lo faccio per i messaggi privati perché non ce la faccio, però cerco di rispondere un po' a tutti. E c'è l'app che aiuta di YouTube Studio, che ti permette di vedere tutti i commenti che arrivano sotto tutti quanti i video in tempo reale, proprio in ordine di commenti che sono stati messi. E tipo, sotto un video che era ieri, sotto un video di... Che cazzo era? Era forse un Dice Tips, una roba del genere. Uno chiede, ma ho visto che in alcune campagne avete usato un sintetizzatore vocale. E puoi dirmi che software è? E io tipo, ma sii più specifico. Dimmi qual è la campagna, dimmi qual è la scena. Poi ci sono arrivato e gli ho risposto. Però sono domande veramente random, spesso fatte in posti random. Però vedi, è anche lì, no? Io ormai sono contento di rispondere a questa domanda perché so che è piaciuta e quindi mi fa molto piacere. Raga, Elevator of Madness non ha una seconda stagione, finisce così. Ve l'ho già spiegato 200 volte. Sì, probabilmente arriveranno altre campagnette a tema Lovecraft, ne ho già parlato con Simo, con Luca, sì. Però raga, Elevator of Madness è finito, cioè sono tutti, guarda, morti, ti dirò, alla fine, quindi... Gabriel, ti dirò, a me non dispiacerebbe anche, lo dico ormai da più di un anno, provare a fare qualcosa nello stile horror lovecraftiano, ok, dark... Com'è il termine giusto Green narrativamente? Dark. Green il, dark. Allora, o parliamo di Lovecraftiano, quindi Lovecraftiano cosa vuol dire? Entità, quindi non stiamo parlando di, che ne so, zombie, mostri. Sì, parliamo di mostri, ma sono per lo più entità. E quindi c'è sia un fattore di horror con questa entità che investigativo. Se no, se vogliamo parlare invece proprio di mostri, tipo, che ne so, una campagna dove dei cultisti chiamano degli zombie o c'è un vampiro, sai, che c'è... lì è grimdark, è diverso, è un pochino diverso. Ok, diciamo che nella macroarea dell'horror, quasi horror, ok, mi piacerebbe fare qualcosa anche di editato per YouTube, anche se poi bisogna capire un attimino gli incastri. Ancora non sappiamo esattamente quando inizieremo le riprese di Lux Astra, ne parleremo a breve in una riunione, quindi non sappiamo esattamente come sarà la programmazione sul canale di Intail successivamente alla serie di Forgotten Realms, che è successiva a Navigavia. Però comunque ne abbiamo già a me parlato. Incastrare un qualche puntata horror con la post-produzione, quindi non in diretta, a me non dispiacerebbe. Ma infatti c'è il ragazzo che ti ha scritto, ne abbiamo parlato ampiamente, che per quanto riguarda una nuova campagna in stile lovecraftiano o comunque in stile horror che volevo gestire io, volevo farla editata. Giustamente adesso abbiamo tanto lavoro di editing, quindi è una cosa che si farà sicuramente. Registrarla non ci vuole niente, ci si trova un weekend che abbiamo fatto con Harry Potter e si registra. Il montaggio, ragazzi, come ben sapete, da anni di Lux Astra, anni di Navigavia, anni di Intail, richiede una certa lavorazione. Quindi sì, ci stiamo pensando, sì, io sto già scrivendo qualcosa, quando ci sarà la possibilità usciremo sicuramente con qualcosa anche di un pochino più dark, un pochino più horror, quindi sì, assolutamente. Sì. Comunque ci stiamo velocizzando tanto, cioè ad esempio Navigavia, i lavori dietro le quinte per Navigavia sono durati decisamente di meno rispetto ai lavori dietro le quinte per Lux Astra's Dream. Beh, sì, tantissimo, ho notato anch'io. Cioè e non hai idea... lo stesso, in realtà, però... Bene o male, sì. E non hai idea di quanto invece è migliorata ulteriormente sta migliorando con i lavori in corso attualmente di Forgotten Realms. Cioè, stavo facendo il calcolo con Veronica. Senza l'aiuto di Luca, che di solito fa parte degli ingranaggi,
solo io e Veronica, praticamente in 30 giorni, quindi meno di un mese, in cui abbiamo fatto anche altro, abbiamo fatto tutti quanti i tagli di tutta la stagione e già abbiamo iniziato il multicam per alcuni episodi e la musica e i suoni per altri. Quindi stiamo veramente cominciando ad acquisire un ritmo che potrebbe farmi sognare e sperare una continuità maggiore di contenuti editati a questo livello di qualità, eh. Certo, raga, cioè non è che se si siamo velocizzati vuol dire che abbiamo fatto peggio, no, anzi, no, dopo tanti anni di lavoro, stiamo cominciando a trovare degli incastri per fare le cose più in fretta, sempre bene, ma più in fretta. Fanno una domanda appunto sulla campagna. Ricordo, ragazzi, che siamo qua apposta, per quanto io e Simone parleremo dei cazzi nostri per ore, come facciamo di solito in live, ma poi c'è Dose che si arrabbia un attimo. Non so se c'è Dose, non lo so, ormai c'è il meme, Dose sta diventando un personaggio, però quando arriva si incazza. Allora, ripeto una domanda perché non so se è stata risposta, ti dico io no. Gli scudi dei personaggi, come il ciondolo di Luli o il mantello di Andros, sono oggetti assegnati a creazione del personaggio? Sì, sono stati oggetti che io ho assegnato nella creazione del personaggio. Il ciondolo di Luli è una cosa da background, è una cosa da background di Luli, mentre il mantello scudo di Andros in realtà è, vi spiego, il mantello scudo io lo gestisco con, se scazzi, non lo so, un tiro incantesimo per proteggerti, il mantello scudo permette di bloccare gli incantesimi minori, per dire. Quindi sì, sono stati dati in appunto fase di creazione, come il lunascopio per il personaggio di Simone. In fase di creazione io ho dato a tutti un equipaggiamento, soldi, pozioni, oggetti, perché giustamente quello è. Se mai si dovesse fare, che ne so, una campagna in stile sempre Wizarding World, ma con i ragazzini ad Hogwarts, loro avrebbero al massimo due soldi da spendere, ma non avrebbero degli equipaggiamenti a parte quelli base che ti danno a scuola, quindi... Allora, secondo me aveva senso... io avrei giocato uguale, cioè anche senza gli oggetti in più, e soprattutto non mi pare che nella campagna, adesso a ripensare anche alle altre due sessioni, non ne abbiamo minimamente abusato. No, cioè... in realtà c'era questa fantastica pozione che tu hai dato a Luca, la pozione che non ha usato, che non ha mai usato. Peccato, sì, non sono successe delle cose che mi sarebbe piaciuto accadessero. Questo è un peccato, ma perché non c'è stato abbastanza tempo. Comunque 4 sessioni, per quanto possano sembrare tante, ma in realtà sono poca roba, so. Cioè 4 sessioni sono veramente pochissima roba. Poi, allora, voi immaginatevi 4 sessioni. Se avessimo montato queste 4 sessioni sarebbero usciti 5-6 episodi, ma in realtà giocate così, in realtà, allora, non sono poche, perché io sono riuscito a raccontare tutto quello che volevo ai giocatori, e i giocatori sono riusciti a fare tutto in queste 4 sessioni. Però sai, sono quelle cose dove anche tu dici, boh, dobbiamo giocare queste 4 sessioni, non mi perdo troppo via, perché giustamente abbiamo queste sessioni qui. In caso di una campagna editata, vabbè, lì è un altro discorso, grazie. Io lo dico apertamente al pubblico, sono un po' dubbioso sul provare a portare delle campagne Questo lo, non sento, so se lo sento. Sento anch'io questo qui, sì. Stanno raschiando. Ma trema tu. Ma raschia. È fortissimo. Basta, vi prego, lasciatemi in pace. Fatemi. Mamma mia, cos'è? Vabbè, scusa, sto aspettando. Non riesco a parlare, è fortissimo. Sono gli antichi. Sì, sì, esatto. Sì, un attimo. Allora, voglio parlare. Cioè, adesso esco, vado al cantiere qui a fianco e dico smettetela. No, dicevo, vediamo se riesco a parlare. Non mi dispiacerebbe, sono un po' dubbioso sul realizzare campagne per le live di Twitch che abbiano una durata superiore alle 4 sessioni. No, perché diventa troppo lungo, secondo me. Ho la sensazione che mentre ci possiamo permettere su YouTube di estenderci
per stagione, ok? Anche oltre le 20 puntate, magari non raggiungerei più. Ecco, questa cosa ho notato che ha portato un po' di polemiche quando ne abbiamo parlato in una live precedente, che io mi ero espresso proprio con te, se non ricordo male, Gabrio, sul fatto che 35 o 36 episodi di Luxastra Lullaby stagione 3 le ho trovate eccessive e mai vorrei raggiungere di nuovo un numero così elevato di episodi per una stagione. Sì, sì, avevamo parlato insieme e mi trovavi completamente d'accordo. Io anche per quanto riguarda l'editato, secondo me per una stagione, per quanto tu voglia raccontare, 15 massimo 20 episodi dovrebbero essere più o meno lo standard per quanto riguarda me. Poi ovviamente ci sono situazioni in cui ovviamente devi sforare a 22 episodi come Navigabia. Quindi però ci sta, capito? Sì. Però è editato, capito? Ma superare quei numeri lì no, cioè 37 episodi c'è da spararsi, Ecco, vorrei fare un attimino un'errata corrige, perché ci sono, ho letto i commenti che sono arrivati sotto a quella diretta di gente che diceva che è proprio per colpa di questa mia idea che Luxastra's Dream era, non è piaciuta poi così tanto in generale, poi c'è invece a chi è piaciuta, qua si parla sempre di maggior parte dei commenti, per colpa di questa costrizione, che ci sono stati effettivamente dei paletti successivamente al lavoro che è stato fatto per Luxastra's Lullaby, perché è stato mastodontico. Però questo non vuol dire, ragazzi, che si impedisce a una campagna di evolvere come dovrebbe, semplicemente o si prova a strutturare da parte del master un finale anche cliffhanger per fare in modo che si separino due archi narrativi qualora sia troppo lungo e non ci stia dentro 20, 22, to 25 episodi, ma fare 35 episodi di fila di una stagione vuol dire anche per voi vederla molto 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 più avanti, perché non so, non è roba da poco, cioè a quel punto uno può anche continuare a registrare, però poi in post-produzione può dire ok, facciamo che la stagione non si chiude all'episodio che era prestabilito, ma si chiude un po' prima, perché veramente è eccessivo, sia dal punto di vista proprio del lavoro che ci deve stare alle spalle. E io mi ricordo per la terza stagione mi sono dilaniato, cioè non dormivo la notte, perché mi sentivo di aver fatto una promessa e la volevo mantenere. Però allo stesso tempo non è stato pienamente soddisfacente, perché è stato troppo, cioè è stato il livello di massacro di post-produzione è stato eccessivo. Oggi mi viene da dire, se una roba non si può incastrare, non si può comprimere in 20-25 episodi, uno se ne accorge e fa ok, andiamo avanti, poi uno decide in post-produzione quando chiudere la stagione. Si ritrova una stagione più, è questo il discorso. Cosa, sai, è la stessa cosa che mi hanno fatto per dire anche con questa campagna live di Harry Potter. Io avevo preventivato che con 5 episodi chiudevamo tutto quando la cominciammo. Io mi sono accorto alla seconda live che non ce l'avremmo mai fatta. Quindi cosa abbiamo deciso? Di fare 4 sessioni e poi fare la seconda parte più avanti, perché avremmo capito che ovviamente portare poi la gente per altre 4-5 volte in studio tutti martedì sera sarebbe stato molto complicato, e abbiamo risolto dividendo in due la cosa. Stessa cosa si può fare con una sezione, con della roba editata tranquillamente. Poi non pensiate che il master ha la pistola puntata, cioè ha le stesse persone che dicono che è stato eccessivo costringere il master in 20 episodi di Luxastra's Dream. Vi ricordo ci sono state puntate letteralmente dove si è fatta la fila alle poste, tipo la coda alla polizia per il gruppo A. E c'è stato un ascensore che è durato 40 minuti di... Sì, quindi cioè, in realtà si può trovare la quadra con il master, però se non la si trova ci sono delle alternative. Oggi le abbiamo comprese meglio anche grazie... Invece c'è lo scimmiotto... Che dice e poi io vi seguo, ok, come tanti, ma rischia di allontanare i nuovi, penso utenti intende, sì, se ogni volta si devono recuperare 36 episodi. Vero. E in generale molti ve li perdereste per strada, 36 episodi da più di un'ora sono difficili da incastrare. Verissimo. Questo è vero. Verissimo. Infatti facciamo un attimo sto discorso, Gà, perché secondo me è importante, visto che è il nostro contenuto main. Cioè io ci sto ragionando, no?
su sta cosa qua. E oggi mi rendo conto che abbiamo delle narrative importanti che ci hanno portato anche delle soddisfazioni, come il manuale di Navigavia, per dirne una, o il videogioco, che è giusto che vadano avanti per stagioni, ok? Perché c'è un pubblico che continua a seguire questa roba qua. Però allo stesso tempo occupare tutto l'anno con esclusivamente contenuti che hanno questo tipo di serialità che dura per anni è sbagliato. Quindi bisogna, anche lì bisogna trovare la via di mezzo. Perché io prima non mi dispiacerebbe fare qualche episodio di una campagna horror masterata da Gabrio, magari editata. Proprio per questo, perché... Per dare anche uno stacco. Sì, creare uno stacco. Dai, il contenuto al pubblico fedelizzato, però nel corso dell'anno magari c'è anche il contenuto più catchy per creare, cercare di fare nuovo pubblico. Perché, regà, siamo un canale YouTube che oggi si regge sulle proprie spalle e queste cose ci devi pensare. Ok che uno non deve guardare solo i numeri, però deve guardare anche i numeri, perché sennò non ci abbiamo i soldi per pagare gli illustratori. Faccio un esempio, raga, per spiegarvela meglio. Tipo, a quanti non è piaciuta l'ultima stagione di Stranger Things perché è troppo lunga? Esatto, questo è. Cioè, siamo arrivati a una serialità anche nelle serie TV tipo Stranger Things che veramente... io ho adorato le prime due stagioni, ma dalla terza in poi sono diventati prolissi, lunghi, e l'ultimo episodio è 2 ore e mezza. Cioè, capite che dopo un po' uno si annoia. Quindi è anche per quello che noi cerchiamo ogni tanto di fare cose più contenute, perché non vogliamo giustamente che sia una persona sia noi o che un nuovo utente dica minchia, ma quanti episodi mi devo recuperare per arrivare là? Quindi stiamo cercando appunto di trovare la quadra. Risponde intanto un attimo a Gangalf che dice, domanda sulla stagione 1. Nella lista poi è ubriaco, ma sono le 11:30, ma Gangalf, in che senso sei ubriaco? Ma che cazzo ne so, guarda, la gente... Mi è messo malissimo, ma scusa. Mi scrive... nella lista degli incantesimi, vale, è presente il Sectum Sempra. Incantesimo sbagliato, secondo te. Perché hai detto... Sta ferma, chat, che non riesco a leggere. Perché hai detto che erano incantesimi di Harry Potter. Certo che è un tizio. Vabbè, è Brillo, l'ha ammesso. Vuol dire che hai un'altra, si scrive con l'apostrofo, campagna già fatta post, inoltre come ti regoli con i danni degli incantesimi? Sì, io ho già fatto due campagne post, ho il poster, capito? Poster, che sono 15 anni dopo quello che succede in Harry Potter. Quindi sì, alcuni incantesimi, ragazzi, durante le giocate non li potevano usare perché non erano ancora stati inventati, ma poca roba. I danni in realtà, calcolando che nel manuale di Kids on Bike, Kids on Broom, è un manuale fatto per i ragazzini, non ci sono i danni, io gestisco che uno viene colpito e dopo un po' che viene colpito va a terra, cioè, per dire, molto molto semplice. Poi dice Paolo, il tuo amico Paolo, dice anche perché tutti i contenuti che portate sono di qualità, non ci sono prodotti di serie A o di serie B. Su questo io sono molto d'accordo. Non esistono prodotti di serie A o di serie B. C'è chi... Il pubblico, nella testa del pubblico ci sono dei prodotti di serie A e di serie B. Ad esempio, c'è chi ci ha scoperti con Navigavia e non ha voluto vedere Lux Astra, per citarne le due più famose, perché è troppo lunga. C'è chi ha visto Lux Astra e che non ha voluto vedere Navigavia perché semplicemente rifiuta proprio l'idea di guardare un'altra campagna e la colloca nella propria testa come una roba di serie B. Questi sono problemi che si fa il pubblico, che io non mi voglio fare, perché alla fine, se voi parlo a chi ha visto tutto quello che abbiamo pubblicato, ci sono state sessioni di gioco di ruolo che abbiamo pubblicato editate su Intail, dove fondevamo Dungeons and Dragons e Magic the Gathering, non so se l'avete visto, il titolo è tipo esperimento D&D più Magic, sono due sessioni, hanno la stessa qualità che c'è, che potete trovare in Lux Astra. Anime Selvaggia Italia ha la stessa qualità, Zelda, abbiamo fatto degli esperimenti, quindi per certi versi non ha raggiunto i livelli qualitativi che volevo, però c'è stato un lavoro dietro alla pari di Lux Astra, semplicemente abbiamo approfittato di quella campagna per fare degli esperimenti e quindi è venuto un risultato qualitativamente forse minore dal punto di vista dell'audio, ma regà, cioè, lo vedete, io piuttosto me strappo un occhio con le mani proprio, piuttosto che fa uscire un video su Intail di qualità minore. Poi questo sempre dipende anche da
purtroppo, pure le entrate economiche. Io oggi mi posso permettere di lavorare 24 ore su 24 alla post-produzione di Intel, perché me ce mangio il pranzo e la cena e me ce pago il mutuo, ma nel momento in cui questa cosa diventasse insostenibile economicamente, io dovrei cedere per fare anche altri lavori, e quindi o abbassare la quantità o abbassare la qualità. Però è un discorso che spero non accada mai. Dipende anche da... Anzi, devo dire che negli ultimi due anni abbiamo importato molte più produzioni, perché abbiamo avuto ovviamente un riscontro del pubblico molto alto e abbiamo migliorato il modus operandi lavorativo. Quindi sì, abbiamo portato molto più... Cioè, voi immaginatevi solo che quest'anno è partito che c'è già Navigavia, c'è quella di Harry Potter, finisce Harry Potter... Ne abbiamo una su Avatar, masterata da Gian, finisce Navigavia, abbiamo quella dei Forgotten, quindi calcolate che siamo solo a febbraio, perché è l'inizio di febbraio, e noi abbiamo già capito un palinsesto per non lasciarvi senza niente per, fino a giugno, luglio, siamo coperti, allora, più o meno. Quest'anno in realtà dipende da quando riuscirò a terminare Forgotten Realms, però Navigavia copre 22 episodi, quindi ancora ce n'è. Ancora sono altri 10 episodi più o meno, quindi 10 settimane. 10 settimane, ragazzi, sono due mesi e mezzo. Cioè... Arriva fino ad aprile, se non ricordo male. E poi io sogno di pubblicare entro la fine di maggio la data proprio obiettivo che mi sono prestabilito, ma che non so se riuscirò, lo dico sinceramente, non so se riuscirò a mantenere, è pubblicazione 16 maggio, altri 9 episodi di Forgotten Realms, il seguito diretto della seconda stagione di Forgotten Realms, cioè il seguito diretto della prima, quindi è la seconda. Se non l'avete vista, sono solo 4 episodi la prima, la potete tranquillamente recuperare. E quindi dovremmo coprire forse fino a luglio. E poi a me non dispiacerebbe di tornare a pubblicare serialmente anche già a metà settembre. Cioè, come vedete, di anno in anno i contenuti aumentano e le pause diminuiscono. Ok? Poi che cosa a metà settembre? Boh, chi lo sa, bisogna vedere. Io non voglio rimanere con le mani in mano. Abbiamo la fortuna che... Grazie tra l'altro anche a Simone, che si è impegnato su questa cosa, nella formazione di Veronica come montatrice, come persona che gestisce audio, musiche, inquadrature, quindi tra virgolette abbiamo un montatore in più. Fortunatamente molti di noi sono chi ovviamente a livello professionale come Simone e Luca, chi a livello un po' più amatoriale per esempio me e Veronica, abbiamo tanti montatori, quindi in realtà... anche il fatto di produrre tante cose con più mani sicuramente aiuta. Certo. Quindi questa è un'ottima cosa, cioè, a un certo punto anch'io c'ho un limite, nel senso, posso impegnarmi quanto vi pare, però comunque c'è un limite che si raggiunge proprio al quantitativo di cose che un uomo può fare. Esatto. E fortunatamente questa cosa fa sì che noi riusciamo a produrre delle cose nuove e fare anche esperimenti nuovi, come sono state appunto le live di Harry Potter, che in realtà non sono live ma sono registrate. E molta gente, tra l'altro, che magari non ci segue assiduamente ma viene a vedersi la puntata o viene a vedersi la live, l'ho notata in chat, perché mentre va la live noi siamo in chat a rispondere. Infatti è molto più bellino secondo me, perché abbiamo più un riscontro col pubblico subito. Molti hanno detto: ah, ma da quanto hanno cominciato? Ma com'è possibile che Andros stia ruolando di qua ed è anche di là? Perché molti non si sono accorti che effettivamente era registrata. Perché non questo... cambia niente, raga. Perché effettivamente... Perché non cambia nulla. Anzi, cambia solo a noi che ci divertiamo di più, perché possiamo giocarlo in giornate in cui non lavoriamo. E in più ce lo possiamo rivedere, possiamo commentarlo insieme a voi in chat, tanta roba. Per me l'esperimento è super riuscito e a parte TPK, che comunque tornerà, e per ovvie ragioni TPK deve essere fatto in diretta, le campagne che porteremo su Twitch per me possono essere tutte con questo mood, quindi pre-registrate con un pre-show in diretta in cui c'è l'interazione col pubblico, ma preregistrato. Lo fa anche Critical Role, nessuno gli dice nulla. No, poi bisogna sempre vedere, magari un domani non le faremo più su Twitch, perché a me Twitch
mi comincia un po' a far strano, sinceramente. È una piattaforma che vedo che sta scricchiolando quasi quanto il muro di questa stanza. Ma in realtà è estremamente collegato il muro a Twitch, perché dietro il muro dello studio di Intel ci sono i server di Twitch, credo. Quindi ah, ecco perché... si è scoperta tanta roba. No, ma poi soprattutto, ragazzi, questo è sempre il discorso che facevamo prima. Questo che cosa vuol dire? Che noi in un weekend di lavoro barra divertimento, perché se non ci divertissimo non lo faremmo, ricordiamo sempre anche questa cosa, i master non obbligano i giocatori a giocare. Cioè, quando io, Luca, Gian... Matt, i master di Intel dicono voglio fare questa campagna, il master la propone ai giocatori. Io l'avevo proposto a Harry Potter, per esempio, anche a Gian Andrea mi ha detto no, guarda, a me non interessa perché non mi interessa il mondo di Harry Potter, fatto. Cioè, non è che io vado col fucile a obbligare la gente a giocare, ovviamente. Quindi questo cosa vuol dire? Che noi ci divertiamo, ci passiamo un bel weekend insieme, che è anche un buon modo per vederci, perché raga, non sembra, ma noi non è che ci vediamo così tanto tra di noi, perché giustamente uno abita là, uno c'ha quel lavoro, uno c'ha quell'altro lavoro, ed è anche un buon modo per andare a mangiare tutti insieme, sempre che ci portano i piatti giusti al sushi. Ma quello è un altro certo, discorso. Ma da quello è un altro discorso. Però... sì, no, allora, io non lo nego, come... perché non mi piace fare l'ipocrita in diretta su Twitch, però come anche tanti altri canali, abbiamo avuto tante esperienze e anche noi abbiamo avuto le nostre esperienze spiacevoli al tavolo, nel senso siamo arrivati anche noi a registrare o andare in live in momenti in cui non ci andava e non ci stavamo divertendo. Quindi per chiarezza dico che non l'abbiamo mai nascosto, anzi l'abbiamo sempre detto no. Se qualcosa non... Però queste esperienze ci sono servite per capire e prendere poi i provvedimenti che stiamo prendendo adesso, ad esempio, con le live preregistrate, proprio perché è una cosa che noi vogliamo evitare. Poi io, regà, può capitare. Cioè, adesso se dovessimo fare la somma di tutte le campagne che abbiamo prodotto, tra quelle editate su YouTube e quelle andate in live su Twitch, non ho idea di quante ore di gioco stiamo parlando. Ed è normale che ci siano anche le sessioni. Cioè, capita anche a casa, E capita anche, ve lo dico, vi svelo sto segreto, agli altri Twitcher, capita anche ai migliori, capiterà a Blur, capiterà a Dario Moccia, capiterà a Curo Lili da andare in live che non c'hanno voglia. Quindi nel momento in cui una roba che è una passione diventa anche un lavoro, non è che te va sempre, ok? No, anzi. Però si possono prendere degli accorgimenti, cioè proprio grazie anche alle esperienze negative. Poi sai, la differenza dove sta? Se io, streamer singolo, una mattina mi sveglio e dico stamattina non c'ho voglia, io posso dire vaffanculo, stamattina avviso che non sono live, mi invento una scusa e buona, e non faccio live. Ma quando tu sei un gruppo di persone che stanno lavorando e, che ne so, facciamo Harry Potter in diretta, Simone la mattina si sveglia e mi fa "Gà, io oggi non c'ho voglia", e di qua di là, io però ti dico non può, cioè dobbiamo giocare lo stesso, perché ho Luli che mi viene per dire da Bologna, ho Andros che si è liberato, ho Lucone che stasera già e quindi Simone mi si siede al tavolo con "io non c'ho voglia ma lo devo fare", al contrario di le registriamo in un weekend e tu dici "oh, sai che ti dico, ce la giochiamo sicuramente meglio e ci siamo molto più divertiti". Ringrazio Giulia che ci fa il raid, grazie mille. E... amici di Giulia, sì. Pensavo Giulia... fosse Giulia Biciocobarde. No, Giulia è una ragazza che ha un canale, tra l'altro la consiglio tantissimo, dove parla prettamente di giochi da tavolo. Ah, amici di Giulia, sì, l'ho visto, e che però il nick è amici di Giulia, quindi Giulia. Ho visto qualcosa, sì. E quindi io ve la consiglio, ragazzi, cioè, anche perché io se non fosse grazie ai suoi video mi sono risparmiato delle letture di regolamenti dei giochi da tavolo, quindi ottimo. Quindi allora approfitto anche per ringraziare le sub che sono arrivate. Sciottino di Dixan. Sciottino di Dixan, ah, e no, io ho detto Sciottino di, invece no, no, è Sciottino di Dixan. Adoro. Look at Body, tra l'altro sciottino di Dixon, 29 mesi, bella. Sono tanti. Grazie anche ad Alnao 84 e lo scimmiotto di pietra e Comrade Dago 42 e Marrakesh 04. Grazie, ragazzi. Simone, ma tu ti rendi conto che quest'anno noi facciamo 11 anni che ci conosciamo? Che noi ci siamo conosciuti nel 2013? 11 anni? Eh sì, zii. 2024 quest'anno, Mamma mia.
Tu pensa, ma non avevi riesci la barba. Ad individuare il periodo? Non avevi la barba, Simone. Non che adesso. Grazie. Ma il periodo, io mi sa che il periodo, perché noi ci siamo conosciuti a quel... Primavera. Sai che non lo so, perché ci siamo conosciuti a quella fantastica serata organizzata, pomeriggio organizzato, che era sì, da Luca Casadei. Il Tube Day, sì. Che era un pomeriggio, che poi siamo andati a mangiare insieme e poi siamo finiti tutti a casa di Clapis. Ma... non mi ricordo se fosse primavera o inizio autunno, sai? Perché certo. Io lì poi mi ricordo di questo Gian molto giovane che mi ha subito imbarcato con robe. E poi io e Gian siamo andati a Lucca Comics insieme quell'anno lì. Quindi forse era quel periodo, forse o fine estate o inizio primavera. Quindi boh. E io già conoscevo Andros da 3 anni, per dire. Quindi allora, secondo me non era ancora estate, secondo me era primavera, perché ricordo l'outfit, che c'ho una foto che ho stampato, ce l'ho in camera, e nell'outfit eravamo, sai, giacchettino leggero, smanicato, sì, e sì, maglietta corta, quindi era secondo me proprio prima dell'estate. Sì. Però sì. E comunque, sì, raga, cioè, fa ridere questa cosa qua, che ci conosciamo veramente da così tanto tempo. Cioè, io quella tanto, serata sì. Lì ho conosciuto Gian Andrea, ho conosciuto Simone, vabbè, Valerio, perché c'era anche Valerio quella sera lì. C'era anche Alessio quella c'era sera Alessio, lì. Poi ho conosciuto Leonardo quella sera lì, De Carli, che c'era lì con noi, e poi per... Giorgio Cappello di Paglia. Io sono venuto lì per Giorgio Cappello di Paglia, che mi aveva invitato, che noi eravamo già amici, io e Giorgio, ciao, capito? Ciao, Simone. Simone, madonna, non ti preoccupare. Ci vediamo giovedì prossimo, ciao. Grande. E invece poi io ho conosciuto Rob tipo 2 o 3 settimane dopo, perché avevo bisogno di qualcuno per fare un video, e non mi ricordo se... O tu o Andro si avete detto, no, ma c'è Gabrio che te lo presentiamo. Infatti avevo cominciato a fare un po' di video con Rob. Sì, sì, che facevamo i video, che non c'era TikTok all'epoca, ma c'era... I Vine, il precursore di TikTok. C'è un Vine, ragazzi, che io non so, che abbiamo fatto sotto la dove abitavano Simone e Leonardo, dove ci siamo io e Simone che ci schiantiamo con dei tricicli uno contro l'altro. Sì, con Roberto e Leonardo De Carli seduti su una macchinina giocattolo con delle birre. In un parco, cioè proprio veramente sbagliata come cosa. Sì. Invece, in che senso, Nico, quando vedremo la donna delle pulizie in una campagna? ma sai che sarebbe bello la donna delle pulizie? Sto male. Io ce la vedo bene, però, la donna delle pulizie in una campagna tipo di Cthulhu ce la vedo bene, Non mi dispiacerebbe avere una persona anziana in una campagna, proprio anziana, cioè, ma più di me? Più di me? Ma proprio anziana, Gabbo, cioè, okay. Sto parlando proprio a casa con i biscotti e alla maglia. faccio una domanda, ma non si può rimuovere il countdown delle puntate di YouTube, perché è sinceramente inguardabile, madonna santa, volume allucinante, dà proprio fastidio e ha poca rilevanza col resto. Anche solo schermo nero con contatore farebbe lo stesso, ma con meno fastidio. Allora, di cosa stiamo parlando? Aspetta, dei caricamenti su YouTube, no, delle live. O stiamo parlando della Premiere, perché quello della Premiere non si può togliere, raga, per dirvi. Perché quello della Premiere 99. Quello della Premiere. Di cosa stai parlando? Della Premiere dei video di Intel o i ricaricamenti delle live? Perché... Fammi sapere, perché ti rispondo in base a quello che dici. Perché comunque, intanto nel caso si può dire... Ah, della Premiere? No, lì non si possono togliere, raga. Quella è la Premiere. No, allora, si possono diminuire, nel senso, almeno tipo al 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Io scelgo di fare un countdown di 5 minuti per dare il tempo alle persone di entrare. Quindi certo. Mi dispiace che è inguardabile, però scusami, ora... A parte che non lo gestiamo noi, ma lo gestisce YouTube. Puoi cosa diminuire il volume. Sì, stiamo parlando di 5 minuti di countdown. Non cambia nulla. Ed è una premiere, appunto, perché è un po' come le persone, magari soprattutto per quelli che vengono dal pre-show, quei 5 minuti possono essere utili ad altre persone per andare a pisciare, per andare a prendersi i popcorn, perché alcune puntate durano 2 ore, sono film.
nel senso, aggiustare il volume almeno, ma non siamo noi a decidere il volume. Cioè, allora, mentre il countdown che vedete nelle live di Twitch li gestiamo noi e hanno infatti un volume più basso, i countdown della Premiere non possiamo gestirne il volume, potete farlo voi. Cioè, sei tu che puoi abbassare il volume. Potete anche mutare finché... Io faccio così, raga, quando vedo le Premiere, io so che il volume è a palla, quindi che cosa faccio? Come diceva Simone, muto la Premiere, vado in bagno, faccio pipì, mi piglio le patatine, mi fumo una sigaretta, torno, quando parte l'episodio, riattivo il volume e mi guardo l'episodio. Cioè, non è che... Ragazzi, cioè... Solo che come lo fa YouTube stona proprio. Mickey J, ti do ragione. Purtroppo, c'hai ragione, pure noi ne parliamo spesso. Cioè, allora, il fatto è che io scelgo deliberatamente le palle. Scelgo le palle. Quello con sportivo, no? Il countdown sportivo, perché ormai è meme, mi fa ridere. Però ci sono tipo 6 o 7 opzioni che ti dà YouTube per selezionare i countdown. Uno c'ha i numeri grossi e, bene o male, anche quello c'ha la musica sparata. Quello sportivo mi piace un po' di più perché è più dinamico e ha i numeri che si capiscono. Tutti gli altri, regà, non si capisce il countdown. Sembra di farsi un trip di acidi e quindi scelgo sempre quello sportivo, tutto qua, ma... È YouTube che fa schifo da questo punto di vista, non è colpa nostra. Questa è l'unica cosa che non possiamo gestire noi. Il countdown della Premiere è l'unica cosa che non possiamo gestire noi e fidatevi che almeno con quello con le palle si capisce quanto manca. Perché ne abbiamo provati altri negli anni, ma non si capisce niente, quindi... No, ce n'è uno sulle stelle, con i numeri criptati, cioè proprio... Io non vorrei sapere che cazzo si sono fumati dentro gli studi di Google quando hanno deciso di fare... quei cazzo di countdown per le Premiere, proprio boh, ma brutti, non ha proprio senso. Ma brutti poi, capito? Niente. E niente, comunque ragazzi, abbassate il volume, ve lo consigliamo sempre, abbassate il volume perché la Premiere parte a palla e poi c'è il volume giusto che è quello che mettiamo noi, quindi non... Sì. Però quello è. Sì, sì, sì. L'unica cosa che potremmo fare è diminuire il countdown, ma non ha senso diminuirlo, serve che sia di 5 minuti. Così uno fa in tempo ad arrivare. Ma a proposito di robe, no? Adesso parliamo un attimo di questa cosa. Abbiamo giocato... Allora, hanno visto la seconda sessione, che come dicevamo è quella un pochino più tranquilla, perché eravamo un po' stanchi, giustamente, perché avevamo giocato pomeriggio sul tardi e avevamo fame perché dovevamo andare a cena, quindi... Sì. Io voglio fare... È la sessione più sottotono delle quattro, secondo me. Esatto, comunque. Io voglio fare un piccolo spoiler nel dirvi che, senza spoilerare più di tanto, che effettivamente la terza e la quarta sono un crescendo. Nel senso che nella quarta i ragazzi hanno fatto delle robe una più figa dell'altra, ed è per quello che ci sono quattro sessioni. Perché non c'è stato fisicamente bisogno della quinta. Quindi hanno fatto un salire proprio a livello... Cioè, allora, devo dire che alcune cose... Ci sono delle genialate nella terza e nella quarta sessione, raga, dei giocatori che io tanto di cappello. E devo dire che siamo andati belli lisci, comunque. Cioè, sì, sì, sì. Vi ho dato e poi Totti, c'è stata... Vi ho dato Totti, fortunatamente... Vi ho dato Totti! No, fortunatamente vi ho dato Totti, perché tipo nella seconda sessione c'era Andros con sta cosa del... no, allora, è oscuro, è di qua. No, Andre, non è oscuro, cioè, prende tutti gli incantesimi. No, è oscuro, ma no, ma lo saprò io, cioè, che lui doveva per forza... Come la storia del Wingardium Leviosa. Parliamo un attimo della storia del Wingardium Leviosa. Parliamo di Wingardium Leviosa, hai detto bene. Ecco, io quella parte la ricordo come il momento più basso giocato al tavolo in questa stagione, perché... Non capivo genuinamente cosa voleva fare e temevo fortissimo delle conseguenze, perché comunque tu sei un master che non perdona, nel senso, se fai una scelta sbagliata, tu fai allora io ormai li capisco i tuoi segnali, tu fai capire quando un'idea è un'idea del cazzo. Esatto. Però Andros va dritto. Ma lì non l'ho neanche fatto capire, Simo, lì gliel'ho proprio detto. Cioè, non è che è stato un mio modo per far capire che era una minchiata. Lì è stato proprio, io uso il Wingardium Leviosa per alzarmi dal suolo e andare sopra. E io, pulito, gli ho detto, scusami,
ma usare un riparo è da stronzi per riparare le scale. No, perché... E lui si è fatto tutto questo viaggio mentale del fatto che se riparavi la scala, in realtà riparavi tutto. E alla non fine... considerando che non è un punta e clicca che no. Dici, boh, secondo... Cioè, se te lo sta dicendo il master, te lo sta dicendo il gioco. È come in Monkey Island quando premi H che ti arriva il suggerimento, no? E tu vai a fare tutt'altra cosa. Però... la ricordo appunto come il punto più basso, perché in quel momento avevo la tensione del cazzo, adesso sta per succedere qualcosa che manda a puttane la campagna. E quindi l'ho vissuta male lì per lì. Però a riguardarla ieri in diretta è stata divertente. È stata molto divertente da guardare, molto pericolosa da giocare. Ma sai perché lì c'è stata giustamente la combo di... lui che dice a Luli fallo, Luli che lo fa, lui che mi tira basso e io in qualche modo devo gestire il tiro basso, no? Quindi sì, anche sì. Lì io ringrazio di avervi dato Totti, che comunque in alcune situazioni vi ha salvato un po' la campagna. Adesso no, tu la campagna no, però vi ha dato quel qualcosina in più. Allora, Totti era un Deus Ex Machina che a mio avviso può non esserci tranquillamente in una campagna casalinga. Può essere necessario in una campagna così assurda come in un Wizarding World, dove ci sono gli incantesimi che fanno fare letteralmente la qualsiasi cosa, e soprattutto quando sei in live. Ora, qua io ho scoperchio un vaso di Pandora. Ci sono ancora dei pusillanimi che sostengono che è tutto scriptato quello che noi facciamo. È vero, e da una parte, diciamo, ed è lusinghiero, è lusinghiero. Noi scriviamo, sì, tutto, anche questa live, tutto. Noi stiamo leggendo il copione. è molto lusinghiero da parte vostra pensare questa parte vostra. Non c'è nessuno, credo, in chat che pensi questa cosa, però pensare questa cosa. Ma io credo che l'unica cosa che può avvicinarsi al termine script è inserire un personaggio, un NPC, che abbia la possibilità di cambiare un po' le carte in tavola, per un semplice motivo: siamo in diretta, stiamo giocando, ma stiamo anche facendo uno show. Non ci arrivare si può a perdere troppo via, ragazzi, cioè... io giocare quelle sessioni che magari, se siete dei giocatori avvezzi, vi sarà capitato di fare in casa, no, con gli amici, delle sessioni proprio pallose, tipo la sessione in cui si va a fare shopping. Magari può durare un'intera sessione dove ci sono giocatori che leggono e sfogliano il manuale. Queste cose non ce le vedete fare, perché quando giochiamo in live ce l'abbiamo nella testa il pensiero di però ci sono delle persone che ci stanno a guardare. Sì, lo vorrei fare, ma non lo faccio, perché investire un'intera sessione a fare questo... E personaggi come Totti, che sono molto potenti e che accompagnano i protagonisti, sono dei possibili Deus Ex Machina utili esclusivamente ad evitare queste cose, non a salvare il culo ai giocatori, ai personaggi. Se tu guardi, io ho usato Totti per salvare Andros, che si sarebbe schiantato a terra, si sarebbe ferito e avremmo perso ore di Andros in ospedale. Ma l'ho usato anche, però, nello stesso momento, quando c'è stato il combattimento con il troll, se voi avete visto bene, io Totti non l'ho usato, non l'ho fatto agire. Perché? Sì. Perché i giocatori sapevo che se la sarebbero cavata. Diciamo che Totti è quel personaggio lì che magari ti dà quell'int in più, per esempio, il fatto che Totti vi dice vi porto io al magazzino e vi faccio passare dal retro. Okay. Sì, è un time skip. Perché altrimenti loro avrebbero dovuto esplorare tutto il magazzino, scoprire che c'era la porta sul retro, cercare di capire come aprirla, poi sotto aprire il lucchetto, sarebbe stato tutto complicato. Quindi Totti è quella cosa per... boh, li faccio spicciare un attimino, anche perché giustamente erano 2 ore e mezza che riprendevamo e dovevamo anche fermarci. Quindi serve anche. Però non è quel personaggio che se uno si gioca male un combattimento e rischia di morire ti salva la vita. Infatti, è quel personaggio che semplicemente magari ti fa skippare delle situazioni che rischiano di far inceppare la campagna da 4 sessioni a 8, ok? Perché siamo anche uno show. E qualcuno potrà pur dire però questa cosa è sbagliata, date un cattivo insegnamento. Noi non stiamo insegnando a giocare, noi stiamo giocando e stiamo facendo
uno show, uno spettacolo allo stesso tempo. Non c'è un cazzo di niente di male. Ma se volete vedere cosa, qualcosa di più, potete trovarlo. Ci sono canali che lo fanno. Sì, ma la stessa cosa è stata fatta in tantissime nostre campagne, raga, che ho masterato io, che ha masterato Luca, che ha masterato Gianno, Matt, cioè... Quindi l'abbiamo fatto più volte. Perché? Perché noi di base, appunto, sì, stiamo giocando, ci stiamo divertendo, ma facciamo anche uno show. Quindi a una certa, soprattutto in una campagna live, dove i tempi sono quelli, perché raga, se noi facciamo una live che parte alle 9 di sera e finisce alle 2 di notte, no. Noi di solito diciamo, raga, la live deve durare tra le 2 e le 2 ore e mezza. Perché la soglia dell'attenzione è quella, capito? Quindi sì, usi situazioni, personaggi, NPC, robe ambientali per fare appunto i, come si chiamano, i cliffhanger, aiutare il party nel momento del bisogno che magari si blocca, e quindi queste sono le cose, ragazzi. Cioè, io penso di non aver mai usato tipo Totti per salvargli il culo, anzi, per dire. Però lo vedrete poi, ecco, anche nei prossimi episodi, ragazzi. A me piace molto giocare anche le campagne post-prodotte, editate, proprio perché nelle campagne editate, a differenza di quelle che facciamo live, possiamo permetterci di fare la sessione, la fila alle poste, come è successo in Lux Astra, no? Oppure la sessione di shopping, perché con la post-produzione la posso cattare, certo, però noi la possiamo giocare, quindi anche lì. È anche per questo che io dico sempre, no, cazzo, il gioco che si fa quando si è seduti al tavolo per giocare registrando ha un livello ancora superiore. Uno, perché la puoi giocare integralmente la campagna. Due, perché con la consapevolezza che diventerà anche un contenuto su YouTube, tutti quanti la giocano con una performance maggiore, cercano, c'è un impegno maggiore nel rimanere in character. Cioè, io lo percepisco, perché raga, ormai comunque non mi reputo un giocatore minimamente esperto, però non sono nemmeno un giocatore alle prime armi, ne ho fatte di esperienze, e le giocate casalinghe hanno molti momenti che mi fanno cadere le palle, proprio perché sono casalinghe ed è giusto che siano così, perché hai dei momenti in cui la gente esce dal personaggio, c'è quello che si alza per mangiare le patatine, ci stanno sti momenti, suona il citofono, ci stanno questi momenti. Cioè, vi faccio un esempio pratico, no? Una scena dove, non lo so, prendiamo l'esempio del, che ne so, gruppo B di Lux Astra, siamo 4 giocatori e un master. In una giocata registrata, come è successo, ci può essere il momento in cui 2 giocatori parlano da soli anche per un'ora al tavolo? Perché, che ne so, come avevo fatto io con Alastor, dico, boh, io esco fuori a pigliarmi una boccata d'aria e io non ci sono nella scena. Una cosa del genere, tu in una giocata casalinga o in una giocata che viene poi editata, la puoi fare, in live non la puoi fare. Perché? Sì, sì. Perché è troppo lungo, blocchi il gioco ad altri giocatori al tavolo, quindi sono cose che in una live non puoi fare. Cioè. Molti stanno citando anche l'arco narrativo delle grondaie di Navigalia. Sì. Ecco, quello... la fila, la polizia di... cazzo, dico sempre la fila alle poste, ma in realtà era alla polizia. Sì. Del gruppo A di Lux Astra's Dream. Tutte queste sessioni qua, e ce ne sono state anche altre, adesso semplicemente non mi sovvengono, sono molto più lunghe di quelle che voi avete visto. E se voi le aveste viste integrali, vi sareste veramente cagati il cazzo in una maniera devastante. Pensate a vederlo in live, con la post-produzione possono diventare anche divertenti, perché certo, tu vai ad asciugarle e a mantenere solo le parti che fanno ridere, no? No, ma per forza, sì, raga, se ce ne sono, se no tagli, passi l'episodio dopo. Comunque, grazie il Dpiaz per l'abbonamento. Grazie Dpiaz. Il Dpiaz che è un uomo molto bello, io l'ho visto anche di persona, ci siamo conosciuti, siamo un po' toccati. Però sì, è molto bello il Dpiaz, sì. Ad Alessandria, se ti può interessare. Ma ad Alessandria d'Egitto. Sì, l'Egitto. In Egitto? Ah, scusa, no, pensavo... Ma no, ad Alessandria in Egitto. Ma no, in Piemonte, non in Egitto. Ah, ok, che cazzo... io in realtà ti stavo chiedendo, ma al Comic-Con di Alessandria... All'Ale Comics. Che sono stato invitato l'anno scorso e ci siamo conosciuti lì. Sì, la serie di episodi delle miniere della terza stagione, quelle sono state molto più lunghe, ragazzi.
molto più lunga. Quella mi vengono gli incubi a ripensarci, perché ecco, poteva essere una stagione di 40 episodi se non avessi cattato tantissimo la parte di Miniere, e comunque la parte di Miniere tanta roba non la potevo cattare, quindi è durata veramente tanto. Non vedo l'ora che venga ripubblicato l'episodio, che sono arrivato a metà, che sono dovuto andare al lavoro. Oggi alle 14. Oggi alle 14 viene pubblicata, perfetto. Sì, sì. E sì, volevo pubblicarlo ieri, ma eravamo rimasti indietro del rewatch, quindi ho tanto... E siamo entro le 48 ore, quindi non mi potete sgridare questa volta. Oggi sì, alle però 14. Se vuoi puoi pubblicarla anche prima, cioè il mio lascia passare, perché almeno c'è chi allora, se la può recuperare. Allora, dopo, quando finisco la live... Perché poi c'è il pre-show di Navigavia, tutto lo metto... quello. No, appena finiamo la live lo metto pubblico, un'oretta prima. Ci sta, così... ci sta. Comunque il bello di avere un montaggio... è denigrarlo perché è poco reale, senza sottolineare quanto invece rende più fluido e ricco di informazioni e godibile un video di più di un'ora. Credo sia solo una critica sterile. Le critiche, ragazzi, ci saranno sempre comunque. Il montaggio fa sì che voi avete il succo della sessione senza il momento del aspetta, prendo il manuale perché non mi ricordo questa, aspetta, non ho preso i dadi, io vado a pisciare, la battuta, la cosa, perché ci sta la battuta e la cosa. Nel gruppo B ne usiamo tantissime, ovviamente. Ma guarda, potranno continuare a criticare. Ma raga, il montaggio, fidatevi, vi snellisce tantissimo. Cioè, raga, sì, sì. Se non montassimo le robe, voi neanche ci sareste arrivati a vedere la terza stagione di Luxastra. Vi sareste rotto il cazzo prima, fidatevi. Possono continuare a criticarci quanto ci pare, ma a parte che vedere che dopo di noi... noi ancora deteniamo il primato per essere stati i primi, sì, a tirar fuori, proprio i primi al mondo a tirar fuori campagne editate. Non a caso, successivamente in Italia è esploso il fenomeno. C'è arrivata la campagna di Claudio Di Biagio, che comunque, tanto di cappello, Alessia ha trovato il modo per personalizzarlo con la post-produzione. Quindi è comunque distante dai nostri prodotti, anche solo visivamente. E io gli ho fatto i complimenti a Claudio. Poi è arrivato Mox Chronicles, per citarne altre. È arrivato anche quella di Samuele Ventifacce, Busci Vuoti. Ho visto che ci sono stati anche altri canali, Wet Dice, che ne stanno arrivando ancora, sì, altri, che me ne era capitato uno su Instagram. Cioè, stanno cominciando ad arrivare altri canali che stanno provando a fare questa cosa, scontrandosi poi anche contro le difficoltà del fare questa cosa, che sono veramente tante. Cioè, è una roba che la fai se c'hai la passione, non per fare i soldi. No. E questo lo dico alla gente che continua a dire che abbiamo fatto i soldi, porca troia, e poi fanno la sabba a Dario Moccia, andate a fanculo. Noi ne investiamo di soldi e non ne facciamo poi così tanti. Deve esserci la passione per fare sta roba qua, ragazzi. E la passione non è esclusivamente sul GDR, porca due. Chi è? Che spavento. Ma tu non puoi entrare così. C'è nessuno? Ma abbiamo un casco nuovo adesso? Io mi sto ancora riprendendo da... cioè, sapevo che stavi male, che stavi a casa. Ma perché No, male, scusa, che stavi... Ma perché c'ha il citofono in mano? Capisco. Pronto? Parla con l'imperatore? Ma perché c'ha il citofono in mano? Perché ce l'hanno cambiato il citofono. Sono arrivati gli operai ieri. Oh, finalmente ci hanno cambiato il citofono? Sì, è che ho avuto seriamente un mezzo infarto. Vabbè, ma ti capisco, quel casco lì è nuovo, non ce l'avevamo prima. No, il casco lo sapevo. Madonna. Ok, andiamo avanti. Visto che è una live su... vuoi vedere una magia? No, Gabriamo, magie vedere, improbabili. Ti faccio vedere no. una magia, guarda, lo vedi questo pennello? Vedi, piccolo? Sei pronto? Sì, Salabim. Sì. Guarda come è diventato grande. Hai visto che magia? Posso anche farlo più piccolo di nuovo, vedere? Sì. No, ma non uscire! È uscito. È uscito, mi ha lasciato da solo. È una magia. Ma come? Ora la mia domanda è uscito per fare la gag? O è tipo successo qualcosa di brutto? E niente, lo scopriremo. Allora, se Simo rientra vuol dire che ha fatto la gag. Se non rientra vuol dire che mi è saltato tipo la connessione. È crollato lo studio per colpa della creta. Della creta, sì, della crepa.
Allora, per un attimo non sapevo se tu avessi fatto la gag o fosse crollato lo studio per lo so, ti ho sentito e mi hai fatto ridere. Che mi sono un po' spaventato, eh. No, avevo fatto la gag ma non trovavo più il link per rientrare. Sarai un pirla. Oh, senti, ho sonno, sono qui in ufficio dalle 6, perché stanotte non ho, mi sono svegliato alle 2:30. Mi sono addormentato a mezzanotte, mi sono risvegliato alle 2:30 e non mi sono più riaddormentato, quindi sono sceso qui, sono qui dalle 6 e ho 2 ore e mezza di sonno in corpo, quindi no, perdonatemi. Io invece, siccome ho riattaccato la stampante 3D a casa, sto stampando delle miniature, quindi tra l'effluvio della stampante 3D, la bomboletta per dare il primer e tutto, io mi sa che ieri sera sono andato a letto un po' fatto, perché... Bello! Sì, però no. Comunque, ma approfittiamo del fatto che Luca stava chiamando l'imperatore per ricordarvi anche una cosa. Quando finirà Harry Potter? Noi abbiamo altra roba poi anche da farvi vedere, perché vi ricordo che adesso organizzeremo anche questa, ma c'è la seconda parte della seconda stagione di Armor e Soul che dobbiamo fare, eh. Cioè, sì, serie... e so che Gian Andrea sta lavorando anche a una campagna... visto che lo diciamo prima, no? Che voleva anche piuttosto lunga in realtà per Twitch. So che ne sta preparando una. No, ma non so già, se è già... l'abbiamo già detto, l'abbiamo già detto. Ah, quindi anche su cosa? Sì, su Avatar l'avevamo già detto. Su Avatar, ok, sì, dominatore dell'aria. Non so quanto posso spoilerare, io non sapevo. Però che abbiamo deciso che se Gian Andrea farà più di 5 episodi verrà denunciato, ovviamente. Gli abbiamo dato sì, probabilmente alla polizia postale. Sì. verrà denunciato e processato per direttissima. Sì. E non verrà difeso da suo fratello avvocato, ma Vittorio diventerà l'avvocato di Intel, quindi l'avvocato dell'accusa. Quindi l'abbiamo già pagato. Vi auguro una buona giornata, che la notte è stata pesante. Ciao Gandalf, smetti di bere. Mamma mia, ancora un po'. Marcissimo. Parliamo di alcolismo qui, non parliamo più del bicchierino dopo il turno di lavoro, stiamo parlando di alcolismo. Signori, ma grave. Noi abbiamo ancora una mezz'orettina per di chiacchiere, quindi fate domande, fate cose. Io vi lascio 2 minuti in compagnia solo di Simone, perché mi sto pisciando addosso. Mi sto pisciando. Vai. C'è mia madre che continua a chiamare. Io la. No. Ah. Mia madre. Vabbè, io farò di tutto per farti bannare. Sì, vabbè, tanto il canale è tuo, che mi frega, mica il mio. Ma io l'ho già detto, il ban porta solo fortuna, ragazzi. Tutti i creator che vengono bannati poi ritornano, guarda caso, con un sacco di spettatori medi in più, con più sub di prima. Quindi, ci sta il ban, ci sta. Oh, poi cioè, sono tanti anni che non cioè che siamo su Twitch, che non abbiamo ricevuto nemmeno un ban. No, non siamo mai... siete già stati bannati su Instagram, conta. No, perché sono stato bannato io e l'account di Intel è stato bannato come conseguenza al ban mio, perché era a nome mio, però in realtà non era un ban diretto e non conta. Instagram poi, regà, penzola, quindi chiunque può essere bannato su Instagram senza aver fatto niente. Twitch invece c'è proprio uno stronzo che sta lì col tastino esplodi che ti banna. Ho sentito che di recente è stato bannato anche Dario Moccia, non ho capito bene per quale motivo. Ogni tanto salta qualche canale di quelli importanti. Ma voi siete già stati... Io ero curioso di sapere, fate una capatina al Bologna Nerd Show. Guarda, frattaglie, io volevo andarci, infatti avevo anche fatto richiesta ed era stata accettata, ma ho dovuto poi all'ultimo rifiutare perché praticamente faccio il rogito il giorno prima. Di conseguenza ottengo le chiavi di casa quando c'è il Bologna Nerd Show, è una fiera che devo saltare, ma è abbastanza sicuro che saremo al prossimo Torino Comics, io almeno ci vado, non saremo tutti noi ragazzi perché siamo un collettivo enorme, quindi scordatevi che le fiere adesso con la crisi sgancino i soldi per far venire tutta in tail, è molto improbabile che accada d'ora in poi, è difficile anche che accada a Lucca, figuriamoci. E per il momento quelle che su quale si sta muovendo qualcosa c'è il Napoli Comic Con. Vanno a lavorare per la concorrente di Twitch, sponsor della Sauber F1. Qual è, scusa, Nobile Carlo? C'è una
Kick, forse dici? Come mai sei stato bannato? Per pedofilia. No, scherzo. Cioè, in realtà no, su Facebook per pedofilia, ma il vero motivo era perché, lo so che è gravissimo questa cosa che sto dicendo e finché non vi do il contesto starete impazzendo. No, mi era stato hackerato il profilo, quindi mi era entrato un hacker e si era messo di colpo a condividere su Facebook video pedopornografici per farmi bannare. E poi questa cosa è stata ovviamente segnalata, grazie a Dio ho un'agenzia che mi permette di contattare. E su Instagram è stato un errore di Instagram. Mi è arrivato proprio avevo aperto un ticket con Arcadia, che è l'agenzia, lo vedete, il network di Twitch. Loro hanno dei contatti più diretti rispetto al comune utente normale, essere vivente, e hanno modo di avere delle risposte da un operatore che lavora proprio per Meta. E in quel caso è stato detto errore di Instagram. Su Instagram, tra l'altro, nell'ultimo anno mi è capitato due volte, sempre per un errore. Botto di volte, sì, botto di volte. Casuale. Succede sempre in momenti sbagliati, poi, capito? Che magari mi hanno taggato in una foto importante, o che devo promuovere il lancio di una serie o di una fiera, sempre il momento in cui mi serve l'account. Vabbè. Tra l'altro mia madre, che cade dal pero come ieri sera John Travolta, cioè a Sanremo, mia madre: ma sei live? Mamma, sono 5 anni che io faccio le live dalle 11 di mattina all'1, come è possibile che tu te lo scopri? Ah, scusami, ti richiamo dopo. Vabbè, ormai dimmi, cioè ho risposto, dimmi. Che fatica. No, comunque, raga, sì, cioè, Instagram ultimamente sta smattando, Ma di bestia. Io, ad esempio, mi trovo molto, molto male con la gestione dei messaggi privati di Instagram. Perché, tipo, se una... Non so se ti è mai capitato, se una persona ti manda un video, sai che il messaggio privato ti si presenta con il tastino del video, e tu puoi cliccare direttamente quello. Nel mio caso, se qualcuno mi manda per X motivi un video, io lo apro, lo guardo e poi mi continua a dare la notifica come se io dovessi aprirla. Sì, sì. Solo se c'è il video. Sì, e no, questa cosa dura dura all'infinito. A me poi capita molti... con alcuni messaggi che tu li guardi, magari rispondi anche, ma ti dà comunque la notifica che c'è un messaggio da leggere. Tu dici, ma non è vero. Sì, sì. Poi molti content creator, che ne stavo parlando sul gruppo Telegram di Arcadia, dove ci sono tutti i creator che stanno sotto l'agenzia, sono in tantissimi che hanno ricevuto questa segnalazione, per cui magari hanno postato un video su Instagram e Instagram gli manda la segnalazione del: a causa di una violazione delle norme del batte la pesca, abbiamo diminuito la visibilità, la portata di questo video, ma non violava niente. Anche a me è successo con gli ultimi reel che ho pubblicato. Successo anche a me con gli ultimi reel che ho pubblicato. Davvero non capisco che cosa sta succedendo ai social network, e a tutti, pure Telegram, WhatsApp, cioè non se ne salva uno, hanno tutti dei problemi. Il fatto è che noi abbiamo anche il vantaggio, in quanto content creator, di poter contattare più facilmente la piattaforma, perché magari abbiamo il management, abbiamo il network. Ma l'utente comune a cui succedono queste cose, io mi sono domandato varie volte, no? Cioè, se io non avessi avuto, che prima ho raccontato della segnalazione del ban su Facebook per pedofilia, no? Se io non avessi avuto il mio management, io avrei perso il mio profilo, perché uno stronzo dalla Turchia, da dove cazzo era entrato nel mio profilo per condividere video pedopornografici. Capisci che è una cosa gravissima questa cosa? No, ma infatti, ma ultimamente, cioè, sono quelle robe che tu puoi avere l'autentificazione in 14 fattori, ma ogni tanto fanno ste cagate e sì, cioè un utente medio... E io l'ho spunta verificata. Esatto, cioè un utente medio come me, che io non sono sotto il network, io ho la fortuna che comunque collaboro con Intel, se succede qualcosa posso contattare Karim di Arcadia e mi danno una mano lo stesso. Ma se io fossi da solo per i fatti miei e mi bannano Instagram o mi chiudono, che ne so, Twitch per delle robe che non si capisce, io rimarrei completamente fregato, perché butterei nel cesso anni di lavoro. Quindi... sì, stanno smattando ultimamente, poi vabbè, è un disagio.
Ho visto sti video di sta gente che adesso va in giro con questi nuovi visori della Apple in mezzo alla gente. No, vabbè, quelli sono terribili. Cioè. $3,500 poi, vabbè. Ma chi è che ha tutti questi soldi? Sono quelli che donano 1450 euro a Ciccio Gamer nelle live, probabilmente. Sì, 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 sì. Ma io non vorrei creare hype, eh. Io non vorrei creare. Non vorrei creare AI. Grazie di Ebanez, grazie per la sub. Per i 38 mesi sono tantissimi. Madonna. Grazie, grazie mille, ragazzi. Ecco, uno che si sabba per 38 mesi ha il visore, secondo me, della Apple. Bravo di Ebanez che ci guarda no, dal non visore. È vero, ci guarda dal visore della Apple. No, ma il peggio ho visto sti deficienti col visore della Apple, perché in realtà tu che cosa fai? È realtà aumentata, quindi cosa vuol dire? È un po' come quando tu sai giochi col VR, però tu vedi anche il mondo reale, quindi è tipo meta, no? Sì, il problema è che c'è gente che lo usa per guidare, perché dicono tanto io comunque ci vedo, e ancora non è giustamente quelle classiche cose che non esiste una regolamentazione per questa cosa, no? Un po' come quelli che vanno in giro ancora col monopattino e secondo me sono tipo dei maledetti, nel senso che se tu vai in giro con un monopattino tu dovresti avere una targa, un'assicurazione e una regolamentazione per questi monopattini, ma ancora non l'hanno fatto. Cioè, se tu investi certo. Uno col monopattino che ti taglia la strada, c'hai torto tu. Cioè, assurdo. Quindi... Guarda, c'è Neptune che sì? si è aggiunta al team capitanato da Giada, dei sottotitoli in inglese di Navigavia, che ti chiede: ho bisogno di voi. Qualcuno sa l'equivalente di intimidire in inglese nel manuale di 7C? È una domanda molto specifica, lo sai? Intimidire. No, però chiede proprio... l'equivalente, perché non è intimidire in 7C, è un'altra roba. Ah, aspetta, e non so nel manuale. Se provassi la scheda di 7C te lo direi subito, ma perché sul manuale nostro di Navigavia non c'è, perché è una regola base del manuale. Sì, vai a trovarlo mo il la scheda. Non è intimidire, Luca. Come si dice, cioè, in 7C, qual è l'equivalente di intimidire? Dice intimidire. E bisognerebbe vedere la scheda in inglese di 7C. Ragazzi, allora è intimidate in inglese, intimidate. Credo. Beh, se no, guardate, cercatevi una scheda in inglese di 7C, lì ci sono tutte le cose, ci dovrebbe... Aspetta! No, le falle! Ah no, ce l'ho comunque in inglese, ce l'ho comunque in italiano, quindi non è che cambia. Però guarda, sul sito di Need Games, sul sito di Need Games credo che esista, ci sia scaricabile il PDF scheda di 7C anche in inglese. Cioè ce l'ho la scheda io qua. Allora, dovrebbe essere... No, è proprio intimidire, c'è proprio la versione intimidire. Allora dovrebbe essere intimidate. Perché c'è allettare, atletica, cavalcare, convincere, empatia, esibirsi, intimidire. Quindi è proprio intimidire. Sì. Dicono anche intimidation, forse. Perché magari in inglese è proprio intimidation, però. Credo che se metti intimidate è uguale. Sì. Nessuno storcerà il naso. Anche perché ricordiamo che se non fosse per il mio inglese noi non saremmo amici di quelli di Critical Role, ricordo, eh. Certo, sì, sì. Critical Role Cousins. Vabbè, guarda, il fatto che non mi abbiano ancora denunciato vuol dire che comunque è buono, nel senso, dopo anni. Sì, sì. Credo sia caduto in prescrizione, eh? Però... Sì, anch'io. Intimidate, ho controllato. Ecco, bravo, bravo Phil, che ha controllato sul manuale di grande, quindi... belli che siete, ragazzi. Quindi sì, ragazzi, ormai siamo amici di quelli di Critical Role... Your Italian Cousin, esatto. Our Italian Cousin, non io. Our Italian Cousin. Però molto bello. Dici perché stanno ancora cercando di decifrare il messaggio, decriptare il messaggio. Può essere. Però non siamo ancora stati denunciati al momento, quindi dovrebbe andare tutto bene. Ma io infatti... Gabriel. Andiamo a Londra, Simone. Io e te, senza motivo... E ci perdiamo parlando in inglese. No, ti volevo dire, io devo scappare. Tanto se sei in chiusura, ricorda poi appunto di pubblicare tutto, la live, anche perché comunque, ragazzi, noi ci vediamo tra poco. Cioè, a breve, no, ancora non è in live Samuele, che lui fa il rewatch di Navigavia, sempre prima del pre-show. Nel caso fai...
faccio ricordino, fai un raid, poi faccio ricordino fai... tutti gli appuntamenti, non ti preoccupare. Sì, no, se riesci a fare un raid a qualcuno, che ne so, a chi ci abbiamo qua dopo. Vabbè, un progetto adesso, gaming o Cascania. Adesso vedo. E... però ecco, ci vediamo comunque, ragazzi, alle 15 dopo, su, sempre su Twitch, per il pre-show. Un'oretta e poi... no, che è alle 15? Alle 16. Alle 16. Sì, sì. Fammi andare a pranzare, che sennò... Vai, ci penso io adesso venire. Ciao, ragazzi. Ciao, Ciccio. Quindi, innanzitutto facciamo una cosa, ve lo ricordo già subito perché sennò poi ci scordiamo. Allora, mi raccomando, alle 16 noi siamo di nuovo qui per il pre-show di Navigabia. Io non ci sarò perché ho delle cose da fare, ma ci sarà Simone, Luca, Sara, chi più ne ha più ne metta. E poi ovviamente l'episodio in premiere, ragazzi, alle 17 sul canale di Intel di YouTube. Poi... ovviamente vi ricordo che il prossimo episodio di Midnight Hall sarà sempre di martedì alle 20:30 e poi vabbè ci sono tutte le nostre live, c'è il rewatch di Navigavi e tutte le altre cose che mano a mano porteremo avanti, quindi io non vedo l'ora anche di vedere Navigavi, me lo guarderò stasera post cena perché adesso io poi devo fare 8 milioni di robe, devo andare dai miei. Il fatto di essere venuto ad abitare nello stesso paese dei miei. Il fatto che io possa arrivare in 10 minuti a piedi a casa dei miei. Sai che col senno di poi... no, vabbè, scherzo. Però in realtà... ottimo. Raga, abbiamo ancora una decina di minuti. Quindi vai con le domande. Allora, Gabri, domanda veloce fuori tema. Consiglia 5 giochi da tavolo da comprare. Le Case della Follia, seconda edizione. Non avete bisogno del Master, vi basta un telefono o un tablet. Fiabe di Stoffa, con l'espansione o fratellino, molto bello. Cthulhu Death May Die, molto bello anche questo, siamo a 3. Una qualsiasi versione di Talisman, io ho quella di Harry Potter e quella di Kingdom Hearts secondo me è superiore. E un altro gioco vabbè, Villainous secondo me, Villainous tanta roba. Vi ricordiamo, signori, di abbassare il volume del countdown e allontanarsi dalla linea gialla. Esatto, vi ricordiamo che... Aia! Sono fatto malissimo. Quindi, raga, mi raccomando. Questi sono, secondo me, dei giochi molto, molto, molto belli. Se no, vi consiglio anche Mice & Mystics, che è un po' complicato, però è molto bello. Vi faccio vedere. È molto bello, è tipo va a missioni, quindi i vostri personaggi salgono di livelli e mi piace tantissimo, e la figata sono che voi siete dei topolini. E io questo ce l'ho da un sacco di tempo, ma non ci ho ancora giocato perché vi giuro, il manuale è un po' complicato, quindi ancora non l'ho capito bene, però le miniature dentro sono bellissime. Ora, sperando di non ribaltare tutta la scatola, vediamo se riesco a farvi vedere le miniature. No, non l'ho neanche defustellato, quindi c'è... no, sono ancora tutte imbustate. Però molto bello. Infatti c'ho ancora tutto, guarda, c'ho ancora tutte le carte chiuse, non l'ho ancora provato. Però Mice & Mystics... tra l'altro sono uscite anche delle espansioni, quindi... tanta roba, ragazzi. Ve lo straconsiglio, Mice & Mystics. Oppure vi consiglio, ovviamente, Fiabe di Stoffa, che è più semplice. Più semplice, divertente, intrattiene, ci sono un sacco di missioni, ha un'alta rigiocabilità, quindi quello è. Ma nella gabbia enorme coperta dal telo c'è Parabia... raga, ma l'avete visto l'episodio? Allora, quando è ambientata Midnight Hall rispetto a Harry Potter? Midnight Hall è ambientata nel 1798, quindi si parla di 200 anni prima, praticamente. Più o meno. Si è lì. Invece l'altra campagna che ho fatto io, Elderflower è ambientata. La prima stagione è ambientata 15 anni dopo.
quella dopo ancora è ambientata altri 15 anni dopo, quindi finisce 30 anni dopo Harry Potter praticamente. Tra l'altro sto scrivendo altre cose per delle campagne del Wizarding World che poi porterò, perché hanno sbloccato il sub goal sul mio canale, quindi lì porterò sicuramente un'altra campagna live, ovviamente più avanti, perché adesso non ho ancora finito di scrivere niente, devo trovare ancora i giocatori e tutto il resto, però ho scritto altra roba. Poi per quanto riguarda invece, come dicevamo prima anche con Simone, campagne tema Lovecraft, ne ho scritte due. Devo capire, cioè devo scegliere anche lì i giocatori, e perché ne ho scritta una ancora negli anni 30, mentre l'altra è scritta negli anni 90. Negli anni 90 forse è un po' complicata. Sappiamo benissimo tutti che il villain non è Stalettucci arrabbiato, ma il gatto parabiago. Stalettucci arrabbiato però rendeva l'idea. Non ci sarà un Elderflower 3, perché Elderflower è finito con la seconda stagione. Ci saranno altre avventure nel mondo del Wizarding World, quindi quello è. Avete qualcosa per il VTT? Non so cosa sia il VTT. È tipo una roba per uccidere gli scarafaggi? No, quello è il DTT. Il DBT. Che cazzo è il VTT? Virtual Tabletop? Continuo a non sapere cosa sia. Non sapere cosa sia, ragazzi. Però una cosa che mi piacerebbe fare: masterare delle one shot, il programma giocare di il programma giocare D&D a distanza. Ragazzi, devo giocare, io uso Roll20, ma che poi in realtà non lo uso neanche io quando gioco, perché soprattutto per quanto riguarda Wizarding World non servono mappe, non serve niente, uno tira i dadi, buona, cioè posso usarlo per i tiri di dado, ma non lo uso io Roll20. Però una cosa che mi piacerebbe fare è masterare delle one shotine a tema Harry Potter nelle fiere, quello sì, mi piacerebbe molto, però lì le fiere dovrebbero chiederci questa cosa qua. Io lo farei molto volentieri. Mi piacerebbe masterare, sai, delle one shot da un paio d'ore, giusto per... Sarebbe carino. Mi piacerebbe molto. Sì, ne fai due al giorno, non ne fai più di due, perché sennò smatti, eh. Ne fai una la mattina, che ne so. Ne fai una 10-12 e una 16-18, per dire, perché sennò veramente... Però mi piacerebbe molto, perché... Perché sì, mi piacerebbe molto, punto. Non so cos'altro dire. Perché secondo me si presta. Il manualetto di Harry Potter si presta, è molto facile, molto veloce, molto intuitivo. Non puoi fare una one shot di Cthulhu, ecco, in due ore. Quello sicuramente non lo puoi fare. O almeno... Per come sono abituato a masterare io, non la posso fare. Però mi piacerebbe. Mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe anche farmi una bella campagna. Stavo pensando a una cosa bellissima l'altro giorno. Mi piacerebbe fare una campagna dove faccio il druido, però sono un forgiato. Quindi quando mi trasformo in animale, in realtà sono un biocombat. Sarebbe bellissimo. Avresti altri mondi che ti ispirano per possibili giocate? Sì, c'è il manuale, quello supereroistico che si chiama City of Mist, che vorrei tantissimo portare, ma non ho il manuale, però fra un po' è il mio compleanno, quindi potrebbe essere interessante. Mi piacerebbe portare qualcosa di Anima e Sangue. Però prima di portarlo come master vorrei giocarlo come giocatore, perché Anima e Sangue è un manuale un po' più complicato, quindi vorrei provare a giocarlo come giocatore. In realtà la prossima campagna che voglio fare sul Wizarding World è una fusione tra Kitson Broom e Broken Compass. Voi direte perché? Vediamo, ragazzi. Lo vedrete. Però questi manuali in stile supereroistico, io l'altro giorno ne abbiamo parlato un po' le live scorse, me li sono messi nella lista di Amazon perché
Mi devo assolutamente prendere. Tra l'altro, stamattina, so che non ve ne frega un cazzo, ma volevo esternarvi una mia gioia. Stamattina mi arriva la classica email di Amazon che dice: guarda che questi oggetti che tu hai nella tua lista dei desideri sono in sconto, ci butti un occhio. Ho comprato, finalmente, che lo aspettavo di prenderlo da un sacco di tempo, il vinile del terzo film dei Guardiani della Galassia. Io sono un grande fan dei vinili, io ho un sacco di vinili a casa per la musica, perché era in sconto da 38 euro a 13 euro, quindi l'ho comprato subito. E questa, sono molto contento di questo mio acquisto di oggi, così per dire, volevo rendervi partecipi. Per esempio, una cosa che non mi piace tanto sono i manuali tipo cyberpunk, quelli un po' troppo sci-fi. Cioè, mi piacciono i giochi di miniature sci-fi, ma non mi piace tanto ruolare nel mondo sci-fi. Quello non mi piace tanto. A meno che non sia Star Wars. Ma Star Wars è più... non è proprio sci-fi, diciamo. Però sì, eh. Anime e sangue mi piacerebbe tantissimo. Però sì, anche quelli sui supereroi sarei molto interessato a giocarlo. Ah, e poi questo! Che ce l'ho, scusami, Logan. Ce l'ho da un sacco di tempo e lo voglio masterare. Volevo appunto scrivere un'avventura su Teen in Space. Teen in Space, che è della stessa casa produttrice appunto di Kids on Broom e Kids on Bike. E me lo voglio leggere con calma, questo manuale. Ce l'ho da un po' di tempo, ma non ho mai avuto il tempo effettivamente. Perché Teen in Space mi dà quell'idea da masterare una campagna in stile Navigator, in stile Explorer, cortocircuito, no? Quei film lì degli anni Ottanta. E mi piace molto l'idea. E siccome comunque il sistema di gioco è praticamente quello di Kids on Bike e di Kids on Broom, cioè... Però me lo voglio leggere con calma, perché questo è un po' più cicciotto in confronto a Kids on Broom e Kids on Bike. È un po' più cicciotto. Quindi... E poi mi piacerebbe, appunto, con quel manuale lì in stile supereroi, mi piacerebbe, perché ho visto che si può fare, gestire una campagna in stile Percy Jackson, quindi dove la gente ha poteri divini, ok? Cosa ne pensi di Not the End? Non mi piace, l'ho sempre detto. Le varie versioni di Mondo di Tenebra, mai nella vita! Mai nella vita non mi vedete mai giocare una roba di Mondo di Tenebra. Mi fa cagare. Mi fa cagare. Odio tutto quello che sono i manuali di Mondo di Tenebra. Mi fanno schifo. Come si scrive il vero nome del nostro Stanley Tucci arrabbiato? Menelkir, ragazzi. Si scrive come si dice con la K. Menelkir. No, ragazzi, Mondo di Tenebra, fa cagare, mi dispiace. Come scrive Denison, esatto. Il Mondo di Tenebra mi fa cagare. E sono i manuali da Edgy Boy, l'ho sempre detto. Il Mondo di Tenebra è quel classico manuale da Edgy Boy. È un po' come quando io facevo l'ARP. Quando facevo l'ARP, io ho fatto vari tipi di LARP. Sono più per il LARP Fantasy, ne facevo tanti a tema Signore degli Anelli. Ne ho fatti un paio a tema Mad Max, tantissimi a tema Cthulhu. Un paio di volte, solo un paio di volte, mi hanno convinto ad andare a fare dei LARP di Mondo di Tenebra. Io, una quantità di gente edgy come nel Mondo di Tenebra, non l'ho mai visto. Raga, non l'ho mai visto. Terribile. Infatti mi dicevano: ah, tu cosa vuoi fare? Il vampiro, il lupo mannaro. Posso fare l'umano? Posso fare l'umano? Ma è fuori fuoco sta camera. Vabbè, si è un po' perso il fuoco, non riesco più a rimetterlo. E quindi, no, voglio fare l'umano. E quindi quello è. Non prende più il fuoco la camera? Per quale cazzo di motivo? Scusatemi, eh. O no? Raga, mi si è sminchiato tutto. No, fermi. Fermi. Che cazzo è successo? Mi date un secondo? Ok.
No, io come dicevo, ho visto di quella roba di un edgy sbagliata e terribile, eh. Mamma mia. Tutti sti cazzo di tizi vestiti di vampiri, no? Con questi calici che andavano... Ma peggio le ragazze erano ancora peggio degli uomini. Ma... Infatti mi ricordo che l'ARP, quella volta che sono andato io, l'ARP durava 3 giorni. Io dopo 40 minuti mi ero già rotto i coglioni e mi sono fatto uccidere da un vampiro. Posto. Mamma mia. Mamma mia. Che due coglioni. E me ne sono andato a casa 2 giorni prima. Tanto ero stato invitato da degli amici, quindi non ho pagato niente, non ne sono andato via 2 giorni prima. Ma io, raga, io 3 giorni così non ce la faccio. Cioè, io 3 giorni così mi sparo. Mamma mia, oh. No, terribile. Terribile. Ce la posso fare, raga. No, per me rimane terribile, cioè non si può fare. Non si può fare. Comunque, signori, siamo arrivati alla fine anche di questa live. Io sono molto contento della vostra partecipazione. Vi ricordo appunto che oggi pomeriggio noi ci troviamo qui sul canale Twitch di Intales alle 16 per il pre-show di Navigabia. Io non ci sarò, ma ci saranno tutti gli altri ragazzi, quindi... e poi alle 17 ci spostiamo su YouTube per appunto il... l'episodio. E che quando io apro le pagine di internet per vedere a chi fare i raid, mi blocco come un deficiente. Perché sono un uomo e non riesco a fare le cose insieme. E quindi quello è, ragazzi. Per il resto, io vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, di Intale, mi raccomando. Intale, il gruppo Telegram, Intale Herald, l'altro gruppo Telegram. Poi cosa c'è? Discord, Instagram, Reddit, X, tutto, raga. Tutto. Quindi io vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 16 appunto qui sul canale Twitch di Intale. Noi invece, per chi volesse, ci rivediamo domani mattina alle 11 sul mio canale Twitch, che è Zio Gabrio. Andrò avanti a dipingere questi elementi scenici per un gioco di miniature molto bello che è appena uscito, di cui appunto, se siete interessati, domani passate al mio canale Twitch e ne parliamo. Abbiamo un sacco di robina da dipingere. E niente, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la partecipazione. Noi ci rivediamo più tardi per appunto la live di pre-show. Ragazzi, grazie a tutti, grazie per le sub, grazie per i follow. Io vi mando un bacione gigante e vi auguro un buon pranzo. E come sempre, mi raccomando, fate i bravi. Un bacione e buona giornata. Ciao a tutti.